altri casi di borsa, andiamo a vedere quale titolo abbiamo pescato, quale società abbiamo pescato per essere posta sotto analisi da Andrea Cartisano oggi sulle fonti TV. Interpump ha chiuso il 2020 con un utile netto di 173,3 milioni di euro, superiore di 21,7 milioni rispetto ai risultati preliminari. Per fattori fiscali, il dato si confronta con il risultato di 180,6 milioni del 2019. La società ha così proposto un dividendo pari a 0,26 euro per azione. Nel 2019 invece era pari a 0,25 euro. Se approvato, andrà in pagamento il prossimo 26 maggio con data stacco 24 maggio. Le vendite nette del 2020 sono state pari a 1.201,294 miliardi, scusate, in calo del 5,4%. Questi sono alcuni numeri relativi appunto alla presentazione dei dati della società. Allora, Andrea, a te la parola alla luce di questi dati, ma in generale a livello fondamentale, Interpump, cosa ne pensi? Allora, devo dire la verità, qui purtroppo ho inciso molto sulla scelta del titolo perché non nascondo che Interpump mi ricorda ovviamente una mia vita passata perché anche se ci tengo a dirlo in termini molto più modesti, io e Fulvio Montipò abbiamo entrambi coltivato la passione per i cavalli da trotto, io con la mia scuderia omonima e lui con la mitica scuderia terrareggiana. Per sgombrare ogni dubbio, un suo cavallo valeva tutta la mia scuderia 10 volte, ecco, quindi i livelli erano ben diversi, per cui è ovvio che ci sia una simpatia nei confronti del grande imprenditore reggiano. I dati sono quelli che tu hai letto, c'è da dire che rispetto a molti altri titoli industriali ha tenuto sia nelle vendite che sono diminuite di poco, perché se pensiamo che nel 2019 ha fatto 1 miliardo 368 milioni e nel 2020 ha fatto 1 miliardo 294 milioni, anche l'utile netto è stato rivisto a rialzo per le componenti che ricordavi, comunque l'anno prima era stato di 180,6 milioni. E soprattutto perché è una società sempre da ammirare per due ovviamente dati che molto spesso vengono trascurati perché magari si leggono i ricavi, si legge l'EBITDA, si legge l'utile netto. Sono il free cash flow, quindi quanto flusso di cassa sono riusciti a creare, ovvero 203,8 milioni da 124,8 del 2019, e ancora più interessante il fatto che sia scesa la posizione finanziaria netta, che è ancora negativa, a 269,5 milioni dai 370,8, nonostante pagamento dividendi per 28,3 milioni, acquisizioni per 49 milioni e buyback per 48,5 milioni. Quindi vuol dire che la società è in grado di generare cassa tutti gli anni e oltretutto ha incrementato notevolmente questa nota positiva. L'unico aspetto, se vuoi, negativo, che però lì sono ovviamente politiche aziendali sulle quali non possiamo entrare nel merito se non limitarci a fare cronaca, è il dividendo che sì, è aumentato da 0,26 a 0,25, ma che rappresenta praticamente poco più dello 0,5%, per cui lo yield è leggermente basso. Probabilmente questo è spiegabile con il fatto che nell'ultimo anno il titolo è salito tantissimo perché dai minimi di fine marzo dello scorso anno sotto 20 siamo andati praticamente a 45, per cui ha più che raddoppiato quasi in un anno la propria quotazione. Adesso, dal punto di vista tecnico, si trova in una fase di correzione di breve periodo. Il primo supporto importante è area 42. Se non dovesse tenere questo livello, nell'ipotesi più negativa, il titolo potrebbe, secondo me, tornare massimo a 38,
e lì sarei decisamente compratore perché a me la società piace veramente molto.